Bene, allora vi propongo quella che è la mia idea di lavoro didattico e sonoro con le spazzole. La premessa che devo farvi è che, essendo io mancino, è come se ci guardassimo allo specchio. Quindi per i destri, ovviamente, pensando alla traditional grip, la posizione è questa, come per le bacchette. Io da mancino, ovviamente, lo faccio tutto al contrario. Sulla posizione, sulla traditional, penso che sia quasi inevitabile usarla rispetto che alla match grip, in quanto con le spazzole e soprattutto con la spazzola sinistra, quindi per i non mancini, si lavora molto in orizzontale. Quindi il lavoro che si fa con le dita è molto più agile fisicamente che non in quest'altro modo, dove chiaramente l'effetto viene ugualmente, ma lavorando molto di più con tendini e muscoli inutilmente. Quindi la prima cosa che indico solitamente ai miei allievi è che, se si ha voglia di utilizzare la spazzola sinistra con l'impostazione tradizionale, si ha un vantaggio per il lavoro orizzontale. Come sappiamo, le spazzole sono un po' l'icona dell'accessorio batteristico legato allo swing. Tuttavia è chiaro che sappiamo anche che con le spazzole possiamo suonare un'infinità di groove anche non jazzistici. Steve Gadden è un esempio eclatante con i suoi latini, così come anche per quanto riguarda il funk si può benissimo lavorare con le spazzole in maniera più articolata e addirittura, oserei dire, più completa che con le bacchette a livello sonoro, proprio in funzione del fatto che con le spazzole possiamo inventarci dei suoni che con le bacchette viceversa non si può. Tecnicamente, io negli anni ho adottato una sequenza di tre suoni, tre sonorità diverse. Quella che chiamo semplicemente la frustata, quindi lavorando molto con le dita, quindi la vera e propria frustata. Io interrompo la corsa della spazzola prima che tutta la spazzola possa toccare la pelle del tamburo. Quindi l'effetto è che, bloccando la spazzola, sono solo i fili che toccano la pelle. E in questo caso si ottiene la frustata netta con una nota ben definita. Il secondo suono principale, che io ritengo sia fondamentale studiare con le spazzole, è la schiacciata. Quindi, abbinando questi due suoni con qualsiasi tipo di rudimento, parliamo dal più classico, il paradiddle, possiamo già ottenere sul rullante una doppia dinamica sonora, quella frustata che fa risuonare tutti gli armonici del tamburo e quella schiacciata che viceversa interrompe il suono. Il terzo suono indispensabile, a mio avviso, che è poi effettivamente il suono della spazzola, è quello che possiamo definire lo strisciato vero e proprio. Per ottimizzare questo terzo suono strisciato, abbinandolo agli altri due, mi sono congegnato un sistema per il quale ogni nota che suono con una mano deve essere sincronizzata con l'altra, quindi con un movimento orizzontale speculare tra una mano e l'altra. Esempio, colpi singoli. Abbiamo visto la frustata. La schiacciata.
la strisciata. Quindi come strisciata con entrambe le mani intendo un movimento sincronizzato. Una mano viene e l'altra se ne va. In questo modo abituo le dita, i polsi e le braccia stesse a, appunto, a sincronizzare i movimenti. Quindi abbiamo visto che dal mio punto di vista la strisciata sincronizzata si intende una mano suona e l'altra torna. 1, 2, 3, 4. In pratica, se io voglio fare un allenamento fisico con le due braccia suonando in sequenza i tre suoni con dei colpi singoli, faccio un esercizio di questo tipo. Eccetera. Ci complichiamo un po' la vita qualora dobbiamo suonare doppi colpi. In questo caso il sincronismo tra le due mani si deve frazionare per avere l'effetto del doppio colpo, quindi ta ta due destre, ta ta due sinistre, dobbiamo frazionare la corsa in questo modo. 1, 2, 3, 4. Ecco che allora se io ripropongo lo stesso esercizio delle tre sonorità in sequenza con i doppi colpi, suono una cosa del genere. Dei suoni che abbiamo visto sinora, ovviamente quello un po' più complesso da studiare è quest'ultimo, in quanto dobbiamo abituarci a frazionare con dei colpi di nervo e di tendini le note che noi stiamo suonando con una mano o con l'altra. Con lo strisciato ovviamente calcoliamo una cosa fondamentale che riguarda solo la spazzola sinistra. Per voi non mancini, la destra per noi mancini, quello di strisciare in maniera orizzontale per ottenere l'effetto classico della spazzola, per esempio di quando si accompagna a swing. In questo caso propongo un esercizio di questo tipo, con un metronomo con un BPM molto comodo, tipo questo, che è 70, 71, beh, non lo so. Facciamo che è questo, questa velocità qui. Pensiamo, con il nostro braccio sinistro, per i non mancini, di fare un unico suono che duri 4 quarti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.